Sulle famiglie italiane potrebbe abbattersi un nuovo, ulteriore rialzo del prezzo delle bollette di luce e gas. Il 31 marzo, infatti, scadono le misure statali finanziate dalla legge di bilancio contro il caro energia, il bonus sociale per i nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro e il taglio degli oneri di sistema e dell'IVA. Il governo sta preparando un nuovo decreto ad hoc per evitare lo tsunami pronto a travolgere i consumatori, ma stando alle dichiarazioni del ministro Giorgetti, se il bonus sembra destinato a essere prorogato, la stessa cosa non vale per le accise e gli oneri di sistema. Il ministro Giorgetti già da gennaio aveva rilasciato alcune interviste dove paventava una riforma degli aiuti. Abbiamo chiesto degli incontri, però non abbiamo ricevuto al momento risposta. Adesso sappiamo che cosa, ma dai giornali, che sui bonus probabilmente non verranno riconfermati, e ci mancherebbe, però non abbiamo ancora notizia sugli oneri di sistema e sull'IVA. Non vorremmo, ma purtroppo mi pare di sì, che il governo considerasse passata l'emergenza bollette energia. È vero che negli ultimi mesi i prezzi all'ingrosso sono scesi di parecchio, è sempre il doppio rispetto alla metà del 2021. E quindi dire ma il peggio è passato, insomma, è decisamente prematuro. L'Italia, ricordiamo, ha le bollette più care d'Europa, ma le risorse ci sono, è una scelta politica di ogni governo dove spenderle, ecco. La direzione imboccata da questo governo non ci soddisfa per nulla, ci preoccupa. Per le famiglie, insomma, potrebbe essere in arrivo una nuova stangata. Non si è detto nulla rispetto all'azzeramento degli oneri di sistema che attualmente è presente nella bolletta elettrica. Ma se effettivamente gli oneri di sistema non saranno più scontati, i consumatori, le famiglie, a cosa vanno incontro? Beh, vanno incontro a un aumento sicuramente, o meglio, diciamo che è probabile che si vada incontro a un aumento, bisogna vedere poi quanto. Non dimentichiamoci che noi siamo ancora in una situazione di fatto emergenziale. Diciamo così, uno sconto degli oneri di sistema è un aiuto ancora importante a nostro parere.